Al telefono con il capogruppo di minoranza di Ardesio, Ivan Caccia, tentiamo di capire il perché dell'assenza del gruppo ieri sera in consiglio comunale. Allora, come mai non vi siete presentati? Ma fondamentalmente per un motivo unico, e cercherò di spiegarlo ripercorrendo le tappe che hanno portato al consiglio di ieri sera. Da 2 anni non facciamo altro che sentir parlare l'amministrazione, la maggioranza, Sindaco Bigoni, di Unione dei Comuni. C'è stato anche uno studio commissionato a Ancitel che è costato anche 7-8 mila euro pagato dai comuni per scegliere la formazione e la forma migliore di Unione. Da 2 anni ne sentiamo parlare, dicevo, perché a parte un passaggio in Consiglio Comunale dove ci è stato sottoposto l'atto di indirizzo prodromico a questa iniziativa, non abbiamo più avuto possibilità di discutere nei termini di questa iniziativa. Quello che è successo ieri sera è che al momento di dare il via a questa iniziativa dell'Unione dei Comuni, anziché essere coinvolti a discutere sullo statuto che è il documento fondante di una nuova compagine amministrativa come un'unione, non più del comune singolo, a noi è stato notificato un ordine del giorno nel quale c'era come punto la discussione sullo statuto dell'unione e fine del cinema. Allora noi pensiamo che su una iniziativa del genere così importante, che voglio ribadirlo, abbiamo condiviso votando a favore della maggioranza sull'atto di indirizzo, ci saremmo aspettati che di fronte a un atto fondamentale come l'approvazione dello statuto di questa nuova entità fossimo coinvolti maggiormente attraverso degli incontri non in consiglio comunale dove ci veniva sottoposto l'idea di statuto con gli annessi e connessi. Così non è stato ed è l'ennesima dimostrazione che questa amministrazione, questa maggioranza di Ardesionita, del sindaco Bigoni, si fa forte dei propri numeri in consiglio, va avanti come un rullo compressore, magari senza fare nulla di eclatante, ma sugli atti fondamentali non coinvolge l'opposizione, non coinvolge il nostro gruppo, che comunque ha dimostrato, una certa disponibilità su alcune tematiche a seguire la maggioranza. Questo a noi dispiace molto, ma a 2 anni e mezzo ormai, 3 anni, a 2 anni e mezzo, a metà esatto mandato dell'amministrazione di Alberto Bigoni, noi non possiamo che essere, contrari a questi atteggiamenti poco collaborativi che hanno portato anche a sopprimere la riunione dei capigruppo prima dei consigli comunali, è almeno un anno che non viene convocata e quindi visto che è venuta a mancare la disponibilità al dialogo con l'opposizione, noi ieri sera abbiamo disertato il Consiglio Comunale e voglio dire che lo diserteremo tutte le volte che ci verranno proposti argomenti sulla quale non c'è stata a priori una nostra condivisione, un nostro coinvolgimento. Adesso è ora di dirlo, Ardesi Unita smascheri, getti la maschera dell'ipocrisia dell'amministrazione del gruppo democratico, perché democratici non sono, loro vogliono fare solamente quello che vogliono senza coinvolgere il resto del paese. La Lega Nord, il gruppo consiliare, rappresenta il 50% del paese, tutto il paese non è con Ardesi Unita, quindi o c'è collaborazione o noi ci opporremo sempre di più.